Buongiorno, carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, in questo momento vi parlo da Vigevano e mi sto recando verso Milano, come quasi tutti i giorni. Oggi è martedì, è il martedì 15 ottobre del 2013. E in questo momento sono le 9 e 24 minuti. Vabbè, allora io vorrei partire parlando un attimo di quello che sta succedendo nella politica, di quello di cui si sta discutendo nella politica oggi, per poi passare a parlare un pochino di economia, tutti gli strascichi del convegno a cui ho partecipato, compreso tutto quello che è successo ieri, vari battibecchi. Ma non solo battibecchi, anche confronti civili con persone, con esponenti di questa famosa e tanto amata, odiata teoria monetaria della MEMT, che non è uno scioglilingua ma sta per Mosler Economy Modern Money Theory. Allora, quindi cominciamo però prima dal quadro politico, vorrei partire da qui. Vabbè, ancora si discute, almeno in tutti i talk show, io non ho avuto il tempo in questi ultimi 2-3 giorni di guardare nessun giornale online, io di cartacei non ne compro, guardo un pochino quelli online, ma in questi ultimi 3 giorni non ho avuto il tempo di farlo, quindi l'unica fonte, diciamo, di informazione è la televisione e la rete, molto velocemente, così qualche blog. Insomma, in televisione si discute ancora del discorso dell'indulto, dell'amnistia e insomma del messaggio, diciamo, impresso dal capo dello Stato alla politica affinché faccia qualcosa per le carceri. Allora, su questo argomento vorrei dire che io sono contento che il Presidente della Repubblica finalmente si sia reso conto dopo tanti anni di questo problema delle carceri, del sovraffollamento delle carceri. D'altronde lui stesso, su sollecitazione dei radicali, aveva fatto proprio un incontro, mi pare al Senato, alla Camera, adesso non ricordo più, comunque è successo credo un paio di anni fa, in cui insomma gli era stato spiegato, gli erano state portate i dati di quanto questo problema del sovraffollamento delle carceri fosse grave, e lui aveva chiuso dicendo che c'era un'urgente e drammatica emergenza, adesso le parole precise non le ricordo, comunque insomma aveva preso coscienza del problema. Se non che poi, fatto questo, la cosa se l'è completamente dimenticata, perché evidentemente è stato preso da altri affari, da altre priorità, è ovvio, come capo dello Stato avrà avuto sicuramente altre cose a cui pensare. Ora, un'altra volta il capo dello Stato si è reso conto dell'importanza del problema del sovraffollamento delle carceri e quindi propone indulto e amnistia. Vabbè, qualche malalingua, qualcuno che vuol pensare male, pensa che questa cosa è venuta in questo preciso momento da parte del capo dello Stato per un motivo molto preciso. Beh, è chiaro che, sapete, come diceva la malanima di Andreotti, a pensar male, non lo so se lo diceva lui, no, forse lui diceva qualche altra cosa, chi ha il potere logora chi non ce l'ha, vabbè, comunque insomma lui lo diceva sicuramente questo, anche comunque se non lo diceva lui lo dico io, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Molti pensano che questa scelta del capo dello Stato, di nonno Giorgio, di parlare di questi argomenti, indulto e amnistia, sia particolarmente tempestiva, insomma, avvenga in un momento, diciamo, un po' particolare, che forse potrebbe avere qualche obiettivo aggiuntivo a quello, che sicuramente avrà, della risoluzione del problema del sovraffollamento delle carceri. Il problema è che, secondo alcuni, e io sono fra questi, il problema del sovraffollamento delle carceri va risolto con delle soluzioni strutturali e non con delle soluzioni di emergenza, perché l'amnistia e l'indulto sono dei gran casini, perché in mezzo a tanta gente che merita di non stare in carcere, sicuramente viene mandato fuori anche qualcuno che magari sarebbe meglio invece che ci restasse in carcere, oppure evita l'ingresso in carcere di qualcuno che dovrebbe andarci. Nessun riferimento a persone specifiche in quest'ultima affermazione. Quindi, voglio dire, io più che pensare all'indulto e all'amnistia, penserei magari appunto
alla legge Bossi-Fini. Non dico che tutti gli immigrati del mondo devono venire in Italia, semplicemente se non hanno commesso altri reati, oltre a quello della clandestinità, dovrebbero andare fuori dalle carceri e magari anche fuori dal paese, se non hanno nessun motivo per stare in Italia, se non hanno asilo politico, se non sono rifugiati di guerra oppure perseguitati, eccetera. Ma sicuramente la soluzione non è tenerli in carcere, anche perché tenere una persona in carcere comunque ha un costo, al di là del fatto che non è giusto tenercelo se non ha commesso nessun reato. Poi c'è la legge Fini-Giovanardi, che anche quella contribuisce in modo sostanziale, insieme alla Fini, alla Bossi-Fini, a riempire le carceri di persone che in carcere non dovrebbero stare. E poi c'è da dare una smossa, un'accelerata alla giustizia, in modo tale che si risolva il problema del 19% di carcerati che sono in galera in attesa di giudizio, senza contare un ulteriore 19% che è in attesa della sentenza definitiva della Cassazione. Quindi fra quelli che sono in attesa di un primo giudizio e quelli che hanno subito solamente il primo e il secondo grado di giudizio parliamo del 38%. Quindi questi sono secondo me i tre pilastri per risolvere il problema dello svuotamento delle carceri. Fatta tutta questa disamina, che non è neanche la prima volta, insomma, che viene fatta dal sottoscritto e anche da tantissimi altri, c'è solo una cosa: questo argomento mi dà l'opportunità, per la prima volta da quando lo conosco, di essere d'accordo con Matteino Cipsei Renzi. A dire il vero, non è che sono io d'accordo con lui, diciamo che è lui d'accordo con me, perché lui, siccome è un molto molto furbo, ha capito che in questo momento un modo per smarcarsi dalla parte cattiva del PD e smarcarsi dal PDL e dalle decisioni magari non sempre bellissime del capo dello Stato, questo è l'unico modo. Se poi in questa posizione di essere contrari all'amnistia e all'indulto, per caso ci sono anche 9 milioni di italiani che hanno votato Movimento 5 Stelle, vabbè, chi se ne frega, pazienza, diciamo è un effetto collaterale. Però ecco, vedete la furbata di Matteino Cipsei? Cioè lui, poi magari questa cosa la pensa veramente, non è che io voglio dire che lui ha pensato questa cosa solo per meri calcoli politici, però voglio dire, devo constatare che su questo argomento, amnistia e indulto, io e Matteino Cipsei la pensiamo allo stesso modo. E vabbè, me ne farò una ragione, ecco, di solito non la pensiamo allo stesso modo su nulla, perché sulla Fiat, su Marchionne, sugli inceneritori, e su tantissime altre cose la pensiamo in modo, diciamo, diametralmente opposto. Su questo caso dell'amnistia e dell'indulto io e Matteino Cipsei la pensiamo allo stesso modo, e vabbè, spero di sopravvivere a questa iattura. Bene, adesso per ricollegarmi all'argomento, invece l'altro argomento di cui volevo parlare, cioè quello dell'economia e delle varie teorie di economia, volevo parlare per qualche secondo di un frammento della puntata di Report che ho visto ieri, che mi ha veramente fatto sorridere. Vabbè, Report ha parlato di tante cose, io ne ho visto un pezzettino piccolino, non tutto. Una delle cose di cui ha parlato è il discorso delle assicurazioni sulla vita, e che c'è una parte della finanza che si occupa di scommettere sulle assicurazioni sulla vita. Quindi che cosa fanno praticamente? In Italia è vietata questa cosa, però in tanti altri posti del mondo invece è consentito, e io ho detto peccato che è vietata, adesso vi dico perché. Perché prendendo, in che cosa consiste? Consiste che tu che hai fatto un'assicurazione, cioè tu, no, detta così è brutta, un cittadino che ha fatto un'assicurazione sulla vita e che magari scopre di avere una malattia, magari grave, che ne so, un cancro, un tumore, una leucemia, va da questi scommettitori, da questi speculatori e dice: senti, io c'ho qua un'assicurazione sulla vita che mi darebbe in caso di morte X, che ne so, 50.000 euro, 100.000 euro, 10 miliardi di euro, non importa il valore, te la vendo. E allora che cosa succede? Loro praticamente comprano questa assicurazione, la pagano al possessore dell'assicurazione ovviamente un pochino meno del premio, quindi per esempio l'80% del premio, quindi ammettiamo, se tu alla fine o alla fine del pagamento sei a scadenza oppure nell'atto della morte, praticamente prendi 100.000 euro, per fare un conto semplice. Bene, questo scommettitore ti paga 80.000 euro, tu dici vabbè, io tanto fra un anno muoio,
però ho questi soldi in anticipo, li posso già dare ai miei figli, spenderli per comprare loro una casa, per iscriverli all'università, che ne so, per fare gli affari tuoi. Ho quindi 80.000 euro subito, anziché attendere 100.000 euro fra un anno, due anni, che magari morirò, e quindi poi, insomma, successione, notai, eccetera. Quindi mi semplifico la vita e loro guadagnano questi 20.000 euro. Ovviamente, loro che comprano questa assicurazione scommettono sul fatto che veramente quello che gliel'ha venduta debba schiattare in breve termine, perché se invece quello lì poi muore dopo, invece di un anno, due anni, muore dopo 3, 4, 5, 10 o 20 anni, questi restano fregati perché i soldi non li vedono e devono continuare a pagare ovviamente il premio mensile o annuale. E ho detto, ma vedi com'è perverso il mondo? Ma vi rendete conto? Cioè, ce ne sono tante di queste cose. Questa è una che, di cui ho sentito parlare ieri a Report e mi ha fatto particolarmente sorridere. Perché vi dico? Infatti ho detto alla mia compagna, ho detto, Angela, io ce l'ho, anch'io ho un'assicurazione sulla vita, una cosa piccolina, pago 850 euro all'anno, quindi veramente una roba ridicola. E l'ho fatta una dozzina di anni fa e scadrà fra 8 anni, adesso non ricordo. Visto che a me a settembre del 2010 mi è stata diagnosticata una leucemia linfatica cronica, fra l'altro in una forma piuttosto grave, le statistiche che io avevo visto all'epoca su internet davano circa 5 anni di vita. Questa diagnosi c'è stata 3 anni fa, quindi in teoria io fra 2 anni dovrei schiattare. Allora ho detto, adesso mi informo se, pur essendo italiano, riesco a trovare uno di questi scommettitori, magari inglese, americano, tedesco, non lo so dove è consentito, provo a vendergli la mia assicurazione, così mi becco, la mia non mi ricordo, dovrebbe darmi penso 50-60 mila euro, non lo so, mi becco subito sull'unghia l'80% di questi soldi e glielo metto in quel posto, perché visto che io sono in remissione probabilmente non morirò fra 2 anni, magari poi ho un incidente e muoio domani mattina, ma dico, probabilmente non morirò di leucemia a causa della leucemia che è in remissione fra 2 anni, ma magari morirò fra 10, 12, 14, che cavolo ne so, 3. E gli crea un bel danno a questo stronzo scommettitore. E allora veramente sono andato a letto sbellicandomi dalle risate pensando a questa cosa. Però questo ora, al di là delle risate, ma vi rendete conto in quale deriva è finito il mondo? Cioè, la finanza, no? Per me la finanza è veramente la cosa più sporca, più criminale che esista al mondo. Ed è per questo che ci troviamo in tutti questi problemi. Ora arriverò a parlare di MMT e di signoraggisti e di auritiani, eccetera, eccetera. Ma veramente il problema è la finanza, cioè fare soldi con i soldi, scommettere sui soldi. Questa è la parte marcia. Io sono un non credente, ma quando veramente si dice che i soldi sono una creazione del diavolo, io sono d'accordo. Cioè è una cosa... Io, se fossi io un legislatore, un dittatore, fate voi, io renderei vietate tutte le transazioni finanziarie, perché è assurdo. Per esempio il fatto che in Italia, questo lo sentivo dire un altro simpaticone del PD a Boccia, però su questo dicevo una cosa corretta, che in Italia la tassazione sulle rendite finanziarie è del 20%. Ora, questa cosa è assurda. Tu puoi avere una rendita finanziaria di 100 milioni in un anno e paghi il 20% di tasse, mentre un operaio che magari guadagna 17 mila euro in un anno paga il 23%. Ma ci rendiamo conto delle assurdità? Il mondo sta andando a rotoli a causa della finanza. Perché poi la finanza è quella che droga tutto quanto, perché vedete, l'economia, quindi la ricchezza, i beni materiali, quindi il mio lavoro, il vostro lavoro, i beni, no, le case, le infrastrutture, tutto quello che è economia, le cose che si toccano, praticamente hanno un certo valore. Adesso io non mi ricordo il numero assoluto, ma quello che conta è il relativo tra l'economia reale, quindi l'economia, quindi i beni, le cose che ci si scambia, i beni o i servizi, con la finanza. C'è un rapporto 1 a 20 circa, cioè per praticamente, se noi consideriamo la somma del PIL di tutti gli stati del mondo, è un ventesimo di quello che ci si scambia con la finanza. Questa è una cosa, secondo me, assurda, completamente assurda. E questo che cosa comporta? Questo comporta che ovviamente, parlando di macro numeri, l'unico modo affinché questa economia si possa sostenere è quella che ci deve essere la crescita, per forza. Perché è ovvio che senza crescita come fai a creare denaro dal nulla? Cioè tu il denaro e la scommessa, il denaro sul denaro, lo puoi creare solo quando c'è qualcosa che cambia, cioè la crescita. Perché altrimenti si crea depressione
E non ci può essere assolutamente, non solo per questo naturalmente, anche per tutte le altre cose, per il fatto che tutti i rapporti, no? Tutte le leggi che determinano, che regolano l'economia e la finanza a livello per esempio europeo sono basate sulla crescita, no? Rapporto crescita-PIL, eccetera, eccetera. Quindi tutto un mondo fondato su una cosa sbagliata, la crescita, cioè la crescita in assoluto e basta. La crescita infinita in un mondo finito è una cosa assurda, che anche un bambino di 5 anni capirebbe che è una cosa sbagliata. Eppure tutto si fonda sulla crescita. E vi rendete conto veramente quanto sia sbagliata questa cosa. E chiudo qua tutta questa fase, diciamo, di premessa. Perché questo è sbagliato? Perché è l'unica cosa, la crescita, che giustifica l'uso del denaro. Tanto è vero che quando sabato Alessandro De Angelis fece una provocazione al dottor Mandato, che era un direttore di banca che ha avuto il coraggio, e questo glielo devo riconoscere, di venire alla nostra conferenza, al nostro convegno, quindi lui è stato il nemico, proprio è venuto nella tana di coloro che avrebbero voluto sbranarlo, in senso figurato ovviamente. Alla fine Alessandro De Angelis si è detto: se lei si trovasse in un'isola deserta e io le offrissi una valigetta con 100 milioni di euro o di dollari, scelga lei, o una bottiglia d'acqua, lei in un'isoletta deserta circondata d'acqua salata, non ci sono sorgenti di acqua, e io le offro una valigetta di 100 milioni di euro e una bottiglia d'acqua, lei che cosa sceglie? Qualunque essere senziente in un'isola deserta avrebbe scelto la bottiglia d'acqua, perché la valigetta con 100 milioni di euro, cioè, li puoi fare a forma di supposta e metterteli in quel posto, no? In un'isola deserta, cosa te ne fai? Oppure le puoi far mangiare i vermi, cioè carta colorata, bene? Ok, allora chiunque direbbe: sì, io sceglierei la bottiglia d'acqua. Bene, il bancario non ha risposto, cioè ha detto: vabbè, ma che c'entra questo? Allora lei dice che il denaro non serve a niente. Senza denaro non ci può essere la crescita. Se allora lei dice che il denaro serve solo come mezzo di misura per fare il baratto in modo più semplice, allora sparisce tutta la finanza, perché senza denaro non c'è la crescita. Bravo, sono pienamente d'accordo con il dottor Mandato, direttore di una piccola banca del Sannio, lì dell'area di Benevento, dove eravamo ospiti per questo convegno. È esattamente questo il problema, secondo me. Vabbè, allora adesso andiamo a parlare un attimo quindi di questo discorso delle teorie. È nata fuori una disputa pazzesca, perché io mi diverto a provocare le persone, anche se cerco di farlo in modo non offensivo, a volte poi offendo anch'io, però nel caso di queste due piccole provocazioni che ho fatto due notti fa e questa notte che è appena passata, le ho fatte proprio volutamente, però in modo non offensivo. Qual è stata? La prima provocazione l'ho fatta due notti fa, la notte mentre viaggiavo da Benevento a Milano. Ho scritto su Twitter: ho partecipato a un convegno in cui abbiamo parlato della più grande truffa di tutti i tempi, cioè la truffa del debito e del signoraggio. Se io mi fossi fermato fino a prima del cioè la più grande truffa, nessuno avrebbe obiettato nulla, perché siamo tutti d'accordo che siamo vittime di una grande truffa, chiunque, auritiani, mmmtiani, eccetera, eccetera. Nel momento in cui ho aggiunto che la truffa per me era la truffa del debito e del signoraggio, pum, ho ricevuto una svalangata di tweet, alcuni anche particolarmente pepati, diciamo così, e poi da tutto quello è scaturato tutta una serie di ping pong per un bel po' di tempo, fino al momento in cui Paolo Barnard in persona mi ha detto che sono bugiardo, perché per l'invito che io avevo fatto, attenzione, l'invito in effetti non l'avevo fatto io a lui, un esponente dell'MMT mi aveva chiesto per cortesia di creare un link e magari di invitarlo, e io gli avevo detto: va bene, lo invito a certe condizioni, ma di questo non dico nulla, perché tanto sì, io me lo ricordo, caro Beppe Forever, il discorso di Bob Kennedy sul PIL, me lo ricordo perfettamente, caro mio, me lo ricordo, e credo che se lo ricordino tutti. Allora, stavo dicendo, quindi vabbè, questo discorso qua della disputa, dell'invito, non invito, condizioni, eccetera, ma tu chi sei per porre condizioni a un grande giornalista, ma tu non sei nessuno, e hanno ragione, io non sono nessuno, però mi hanno chiesto questa cosa e ho detto: va bene, a certe condizioni, io a casa mia invito chi voglio, e se rispetta certe condizioni, quindi se mi dà del coglione, del decerebrato, del burattino, eccetera, io prima di farlo entrare a casa mia gli dico: vorresti per cortesia chiedermi scusa per questo? Invece tutti hanno notato
che io fra le condizioni dicevo che lui dovrebbe riposizionarsi nei confronti del Movimento 5 Stelle, compresi i due fondatori, ma nessuno ha voluto notare il fatto che io chiedevo anche, imponevo anche che lui chiedesse scusa a tutti i 500.000, un milione di attivisti del Movimento 5 Stelle, che lui offende quotidianamente. Fino a ieri, ha pubblicato un articolo in cui continua a offendere in modo pesantissimo tutti gli esponenti. Addirittura una mia carissima amica mi aveva detto: Salvo, mi dai una mano? Vorrei querelare Barnard. Io ho detto: lascia perdere. Le ho consigliato di lasciar perdere, perché ha detto: ma secondo te la magistratura se ne occupa? Ho detto: ma sì, magari se ne occupa, perché non essendo Monti, Napolitano o Letta, magari un magistrato che se ne occupa lo trovi, visto che è un giornalista, insomma, un cittadino qualunque. Ma alla fine, cos'è? Gli fai pagare 1.032 euro per diffamazione e poi gli fai la causa civile, magari tu fra 10 anni ottieni 20.000, 30.000 euro di danni, e poi che cosa hai ottenuto? Lascia perdere. Se c'è una persona che offende, la brutta figura non la fa la persona offesa, la fa la persona che offende. Quindi ho detto: lascialo stare. Quindi, per dire, io sono disposto ancora oggi, nonostante tutto quello che è successo anche ieri, sono ancora disposto a fare una trasmissione con un paio di esponenti di teorie diverse e un paio di esponenti della MMT, compreso Barnard. Però prima mi deve chiedere scusa per tutte le offese. Per tutte. Ecco. E vabbè, ecco, la seconda provocazione l'ho fatta invece stanotte. Ho caricato tutti i video relativi ai convegni al convegno di Morcone. A proposito, adesso li trovate, se andate su YouTube li trovate tutti quanti, sono 7 video. Vabbè, uno è la messa di Padre Quirino, quindi lì non si parla di economia se non un pochino durante la predica. Comunque sono 6 video relativi praticamente ai 2 giorni, quindi sabato e domenica. E allora, nella descrizione dei video ho messo, volutamente, l'ho fatto apposta, convegno sulla grande truffa del debito e del signoraggio bancario con esperti economisti. Ho detto: vediamo, ho cominciato a contare. No, non è vero che ho cominciato a contare, sono andato a dormire. Stamattina ho detto: vediamo se c'è già subito alle 7 del mattino qualche commento che mi dice: ma chi sono questi famosi economisti? Non c'era nessuno, sono solo dei ciarlatani. Sono andato a cercare e in effetti, cacchio, l'ho trovato, c'era. Ma dove sono questi famosi economisti? Ma chi? Daniele Pace? Ma chi? Salvatore Tamburro? E giù parole, offese, eccetera, eccetera. Poi c'è stato uno invece che in effetti ha anche cercato di rispondere in modo pacato, spiegando perché secondo lui quello che dice Daniele Pace e Salvatore Tamburro è sbagliato, loro non capiscono niente di MMT, eccetera, eccetera. Allora, io adesso vorrei fare un discorso serio a questi amicissimi amici dell'MMT. Allora, voi dite, cioè è ormai un tormentone, ho parlato con diversi di voi, ma le parole usate sono le stesse, sempre, a parte le offese che alcuni le mettono e altri no. Io faccio al netto delle offese. La MMT è una teoria scientifica basata su regole matematiche molto semplici. Si parla dell'ABC. Chi nega la MMT non capisce niente di aritmetica. Questo me l'hanno scritto anche ieri su Twitter, eccetera, eccetera. Allora, io vorrei dire una cosa: io non sono un economista. Ho detto non sono un economista, non lo sono, quindi ovviamente non posso spacciarmi per una cosa che non sono. Però, per quanto riguarda aritmetica, matematica, diciamo che un pochino l'ho studiata, perché dopo il liceo scientifico è capitato anche che mi sono preso una laurea in ingegneria elettronica e quindi ho fatto analisi matematica 1, analisi matematica 2, complementi di matematica e poi l'ho applicata anche in fisica 1, fisica 2, teorie dei segnali e tanti altri esami. Quindi io ritengo, poi per carità, sicuramente questi grandi esperti MMT potranno smentirmi, però voglio dire, ritengo che avendo conseguito una laurea in ingegneria elettronica forse un pochino di matematica l'ho studiata. Non so nulla di economia, non ho fatto matematica, però parlando di matematica, esclusivamente di matematica, probabilmente magari potrei anche insegnare qualcosa di matematica a un laureato in economia e commercio. Ecco, parlando di matematica, non voglio fare lo sborone, credo che un laureato in ingegneria possa insegnare un po' di matematica a un laureato in economia e commercio. Poi, ovviamente, gli studi divergono, ingegneria fa tante altre cose. Economia e commercio ne fa tante altre, quindi non pretendo di insegnare null'altro se non forse qualcosina di matematica a un economista, diciamo, di quelli veri, universalmente riconosciuti. Quindi, diciamo che se qualcuno mi vuole convincere
di MMT, anziché dirmi che io non conosco la matematica, che mi fa sorridere, io gli posso dire va bene, hai ragione, non conosco la matematica, magari dovrebbe provare invece a spiegarmi quali sono questi concetti che grazie alla matematica potrei capire, perché magari potrebbe succedere, per disgrazia, che potrei anche capirli, se mi rispiega magari senza interporre anche delle offese inutili e gratuite. Va bene, questo volevo dire agli amici MMT. Quindi uno di questi, che è stato molto gentile, ha detto: Salvo, ti posso mandare un messaggio privato così ti spiego alcuni concetti base? Ho detto ovviamente sì. Gli ho dato le istruzioni su come scrivermi tramite il blog o tramite Facebook, e quindi sto aspettando che mi scriva, perché io voglio approfondire MMT. Infatti un altro amico, fra l'altro l'intermediario famoso dello scambio di messaggi che ho pubblicato ieri ci siamo sentiti al telefono, abbiamo avuto una piacevolissima conversazione, e lui mi ha detto: ma tu il programma dell'MMT l'hai letto? Ho detto no, non l'ho letto. Allora te lo mando. Certo, grazie, mandamelo. Quindi lo leggerò con molta attenzione, perché io insisto, io vorrei arrivare a una sintesi di tutte le teorie, perché l'unica cosa che non accetto degli MMTiani è che diano degli ignoranti e dei coglioni a quelli che la pensano in modo diverso. Se loro riescono ad escludere dal loro programma questo punto, cioè quello che chi la pensa in modo diverso è un coglione, potremmo sicuramente arrivare a una sintesi, perché sul fatto che qualcuno ci sta fregando credo che siamo tutti d'accordo. Poi, la mia ricetta è molto semplice, qual è per risolvere i problemi. Allora, numero 1, nazionalizzare la Banca d'Italia. Numero 2, vietare le transazioni finanziarie, o perlomeno no, vietarle no, non sarebbe corretto, tassarle in modo adeguato le transazioni finanziarie, ma tasse, molte di più delle aliquote più alte delle rendite dovute a un lavoro normale. Quindi anziché il 20% io metterei il 30%, il 40% per le rendite finanziarie. Quindi nazionalizzare la banca in modo tale che la moneta sia di proprietà dei cittadini, la proprietà della moneta sia dei cittadini, e a quel punto si risolvono tutti i problemi. E poi ultimo punto, magari quello si deve vedere se fare in un unico passo o in più passi, per evitare magari di essere invasi dagli Stati Uniti d'America o dalla Germania, detestare il debito, dire questo debito è assolutamente illegale, io non lo accetto, quindi fatto salvo il 10% di debito in mano ad aziende e privati, il 90% in mano alle banche, gli si dice scusate, avete voluto giocare? Pazienza, ve la siete presa in quel posto. Quando uno va al casino a giocare può vincere e può perdere, in questo caso avete perso. Punto. Quindi si paga il 10% di debito ai privati e alle aziende, il 90% si dice questo non te lo pago, mi dispiace, ciao. Basta, queste sono per me le soluzioni, io farei esattamente questo. Ora voglio vedere qual è invece il programma MMT, dopodiché ne parleremo. Io vorrei invitare, oltre a due esponenti MMT e due esponenti della teoria di Auriti, vorrei invitare anche un quinto esponente, diciamo, neutrale, un esperto di economia che possa un po' aiutarmi a fare da arbitro in questa trasmissione. Spero di organizzarla al più presto. Io ancora, ripeto, auspico, se Paolo Barnard mi chiede scusa per tutte le offese che ha fatto a me e a tutti gli altri attivisti o va a vario titolo, diciamo, collegati col Movimento 5 Stelle, sono pronto a ospitare lui, Daniele Basciu o qualunque altro esponente della MMT, o anche lo stesso Mosler in persona, insieme a due esponenti cosiddetti auritiani, più un quinto arbitro. Lo farò presto, se ho la disponibilità di qualcuno di loro. Va bene. Allora, io ho finito, sono andato anche troppo lungo, quindi adesso chiamo e mi scuso con lui, perché gli avevo detto ti chiamo fra un quarto d'ora, invece sono passati 28 minuti e 45, quindi chiedo scusa a Ferdinando Scialla, che è l'ospite dell'angolo del Ci scappa la diretta di oggi. A proposito, prenotatevi, perché praticamente abbiamo quasi finito, c'ho solo un'ultima prenotazione per dopodomani, o domani, non ricordo, e poi non ho più nessuno prenotato per il Ci scappa la diretta. Pronto? Ciao Ferdinando, buongiorno. Ciao Salvo, buongiorno, buona giornata. Buona giornata. Allora, ti chiedo scusa se la parte iniziale del Mi scappa la diretta è durata molto di più del previsto, mi sono lasciato prendere. Ti avevo avvertito. Salvo, ecco. Anche ti ringrazio.
Di nulla, di nulla. Allora, caro Ferdinando, se vuoi, ecco, dico il tuo nome e cognome solo per dovere di cronaca. Si chiama Ferdinando Scialla. Se vuoi dire Ferdinando Scialla. Se vuoi dire qualcosa su di te, da dove chiami, la tua età, che lavoro fai, questo non è obbligatorio, è solo, diciamo, su base volontaria. Se vuoi dire qualcosa su di te e poi usa quest'angolo tipo Hyde Park Corner per dire quello che desideri su qualunque argomento. A te la parola. Sì, salvo. Io ho 48 anni, sono di Caserta e in questo momento sono disoccupato. E purtroppo per lo Stato italiano sono un fantasma, sono visibile solo nel momento in cui devo pagare qualche tassa. E il problema del lavoro, Beppe Grillo l'ha ben inquadrato, solo il reddito di cittadinanza potrebbe salvarci. Però attenzione, non è che io non voglio lavorare. Purtroppo... magari mi dessero un lavoro, lavorerei dalle 6 di mattina fino a mezzanotte, però purtroppo la situazione è questa. Secondo me questa non è una crisi reale, ma una crisi voluta dalla politica italiana. Ora ti spiego subito, situazioni toccate da me con mano qua a Caserta, ti faccio un po' l'identikit del politico casertano, proprio della città di Caserta. Va bene, vai. Il politico casertano magari all'inizio diventa sindaco del suo paesotto, poi magari diventa deputato senatore, poi magari non lo è più, però intanto ha sistemato la sua famiglia per generazioni. Magari si è aperto un centro medico, lo ha intestato alla moglie, ai figli, magari prende degli impiegati, li ricatta con i sorrisini, perché questa è gente per bene. Noi non dobbiamo pensare questi politici come dei malavitosi, no, e ti uccidono così, sono gente per bene, camminano per strada, salutano, è la gente più per bene che cammina per Caserta, però dentro è la gente più sporca che abbia mai visto in vita mia. Con i sorrisini ti ricattano, non ti pagano, si fregano le tredicesime, non ti pagano dicembre, novembre, con la scusa che il centro medico l'ASL non viene pagato. Allora, ha ragione Beppe Grillo, e apro una parentesi, meno male che esiste Beppe Grillo, io lo amo e lo amerò per tutta la vita, non fraintendetemi, io sono scottato, Ha ragione Beppe Grillo quando dice che bisogna nazionalizzare le, come ti devo dire, ecco, ad esempio hai parlato della banca, la banca bisogna essere nazionalizzata, come dice anche Beppe Grillo. Qua soprattutto anche la sanità, come dice il grande Gino Strada, la sanità deve essere degli italiani, deve essere pubblica, perché attraverso la sanità questi politici o ex politici continuano a mangiare, cioè ci stanno uccidendo. Salvo, solo queste due parole e poi ti lascio perché mi rendo conto di andare al lavoro e ti ringrazio tanto. Vai, questa gente, Salvo, ha la capacità di continuare a mangiare quando vede persone in difficoltà. Cioè questo, scusami questo sfogo, non dovrei nemmeno nominarlo, questi sono peggio dei nazisti, perché nel momento in cui c'è una guerra tu sai contro chi combatti, qua non sai contro chi combatti, hai capito qual è la situazione? E stai combattendo contro gente per bene, ma dentro è sporca. Guarda, non so più cosa dire, non sono bravo con le parole, questo è stato solo il mio sfogo, ti dico solo questo, spero con tutto il cuore che si riesca veramente a vincere le prossime elezioni, io continuerò a fare il rappresentante di lista finché potrò. Cioè mi sarò sempre disponibile per il movimento, anche se non sono un attivista in questo momento, perché sono più impegnato nei miei problemi a cercare lavoro, anche se è una cosa difficilissima. Però ti ripeto, questa gente deve, come dice il grande Beppe, deve essere messa, come devo dire, portata in tribunale, cioè devono restituire fino all'ultimo centesimo, perché non è possibile che in Italia il 10% si sta mangiando tutto e noi siamo il 90%, si hanno messo veramente gli uni contro gli altri, è una cosa proprio assurda. Ecco, questo è il mio sfogo, Salvo, scusami. No, tu non ti devi affatto scusare, anzi io ti ringrazio. Ti volevo fare una domanda prima di salutarti. Tu da quanto tempo sei disoccupato e cosa facevi prima quando lavoravi? Penso che si sarà capito. Cioè io
fino a 2 anni fa lavoravo e lavoravo in un centro medico come, come amministrativo, ero part time al 50%, dovevo prendere 620 euro al mese, 120 li dovevo restituire perché sennò mi licenziavano. Ero inquadrato perché lì ci sono i controlli, almeno in questo ci sono i controlli. Dicembre bisognava restituirlo perché l'ASL a novembre finiva i soldi, tredicesima non esisteva proprio, quel poco di quattordicesima, cioè in effetti si sopravviveva. Il mio non è stato un licenziamento, è stato un andarmene. Ma scusa un attimo Ferdinando, c'è qualcosa, sì ho capito, ma fino a un certo punto c'è qualcosa che non ho capito, cioè loro ti davano in busta una certa cifra e poi tu fuori busta dovevi restituire una parte? Esatto, sì. Io non posso fare nomi, però No. E invece è la tredicesima, la tredicesima te la davano e la dovevi restituire o proprio non te la davano? Come funziona? Esatto. No, esatto cosa? Quale delle due? Scusa. Salvo. Sì. In effetti io ho fatto scoprire l'acqua calda perché adesso un sacco di persone che in questo momento mi stanno ascoltando sicuramente mi staranno ringraziando, però dico a queste persone, se di dubbio dovete sfogare, fate come me, non dite nomi, perché veramente io c'ho una moglie e una figlia, però qua stiamo parlando di gente che è stata a Parlamento, fortunatamente. Per quanto riguarda la sette, questa persona non c'è più al Parlamento, che gli devo dire, c'è proprio gente che cioè non vale niente, perché quello che c'è, cioè, in passato la politica pure mangiava, però ci faceva vivere, questo da davanti ti tolgono anche le briciole, sì, che ti uccidono. Sì. Ecco, questo, come no, questo caro Ferdinando mi fai pensare a un discorso di durante la campagna elettorale in Sicilia, in cui Beppe Grillo, sì, fece quell'affermazione che fu fraintesa, ovviamente di proposito, dai media, quando lui disse lo Stato è peggio della mafia, perché la mafia non ti strozza. Ora, lui cosa intendeva dire? Intendeva dire che la mafia con il pizzo, quando si rende conto che il soggetto ricattato non ce l'ha quei soldi da darti, per un paio di mesi ti lascia in pace, ti aspetta che un pochino ti riprendi. Invece lo Stato ti continua a tartassare di tasse, eccetera, eccetera. Quindi, e vabbè, la stessa cosa vale magari per il datore di lavoro nel tuo caso. Quindi questo lui intendeva dire, cioè la politica è oltre a essere delinquenziale è anche poco lungimirante, perché strozza la sua vittima, contrariamente a quello che fanno i ricattatori mafiosi, che ovviamente ti rubano dei soldi eccetera, ma quando si rendono conto che proprio non ce li hai, anziché farti chiudere, ti lasciano in pace per darti il tempo di riprenderti. Ecco, questo mi ha fatto pensare a questa cosa qua, anche se forse non era attinente al 100%. No, sono d'accordo, Salvo, anche perché poi queste persone, no, prima di diventare parlamentari sono stati sindaci, poi le nostre zone sono un po' particolari, no? Perché vicino a Caserta abbiamo la zona di Marcianise, più la Casal di Principe, anche se più verso la Traversano che confina con Napoli. Però quello che voglio dire, già da sindaci queste persone